Tarlo, voglio dedicare. Io tarli non te ne ho messi. Faccio una dedica speciale a una ragazza. Prego, regia, un attimo. Un attimo che mi sta venendo una caria. Aspetta un attimino. Massimo, te non può parlare, ma vedo che c'è già tutta la bocca cariata. Io adesso, in questo momento, grazie regia per aver fatto atmosfera. Io dedico questo pezzo alla mia cara Patrizia. Ma ci ha scassato un cazzo te, Patrizia. Scusa un attimo, ci ha già dedicato un pezzo prima. Adesso uno non ha un pezzo, ci ha dedicato a Patrizia. E che cazzo facciamo? La trasmissione per Patrizia? Mannaggia la Madonna, va. In questa canzone c'è una parte in cui è molto gradita una vostra collaborazione. Si tratterebbe cioè di ripetere dopo di me, nella parte centrale della canzone, ma è facile capire quando serve, quello che io dico. Cioè, per esempio, io dico il mare, la luna, la Roma. No. Per fare degli esempi, era solo per capire. Vabbè, non lo dico, non lo dico. Lo penso e basta. Guardarti quasi decifrarti in questi tuoi silenzi, in queste tue paure, perché sono dure, perché sono belle, com'è bello stare cara insieme a te. Non devi giustificarti, non devi sforzarti, non c'è alcun bisogno che tu sia diverso, non mi passa neanche per la testa di assillarti con i miei perché. Forse inizialmente ti sarò sembrato un poco preoccupato, ma non era niente. E se ora non ti scoccia, credo che una doccia mi rilasserà. Lo vedi, sono già più calmo, sono più sereno, non c'è più veleno in queste mie parole. Sono queste mani che vanno da sole, forse un'altra doccia mi rilasserà. Comunque riflettendo meglio non si può negare che la tua è una vera ostinazione, un'incapacità di dare, ti farebbe bene liberarti per l'intimità. Ma il mare, la luna, la brezza che porta la bruma, il fuoco, baglioni, sembra funzioni ben poco con te, il vino, la cena e in tasca non porta fortuna ma niente per roccia, sei solo una doccia. Piacere che mi curo, ti assicuro invece che sarai felice quando insieme avremo frantumato il muro, te lo dice uno cara, lo sa, uno te lo sa. Poi adesso è pure una questione di principio, perché porco Giuda mi comincio a rompere di questo attendere per i tuoi scrupoli, non puoi pretendere la santità.
Quindi non per obbligarti né per ricattarti, ma se non vuoi farti monaca di Monza, non lasciarmi senza, perché questa ignobile astinenza, credo, e ucciderò io. Insomma, dammela, ti prego, dammela, non puoi tenertela, non puoi negartela, non è una favola di Cenerentola, nemmeno il principe ci ha voluta questa eternità. Ma non riesco neanche più a parlare, non può fare male, non può fare male, me la devi dare, per pietà. Ma il mare, la luna, la brezza ti porta la bruma, il fuoco, il cataldo, mi sembra che faccia un po' caldo con te, il vino, la cena e in tasca un porta fortuna, ma niente di roccia, c'è solo una doccia. Allora io dedico una parte della puntata alla mia compagna Masha. Beh, ci mancherebbe. Ciao Masha, tanti saluti anche a te, che insomma dai tante coccole, carezze, amore, affetto al mio caro amico Tuli. Comunque abbiamo visto in chat che il nostro amico Massi è richiesto, anche se in silenzio stampa. È molto richiesto. C'è gente che dice: chi è questo Massi? Gente incuriosita che parla, facci sentire la tua voce. Che dire? Massi è qui con noi, ma non so, vuoi dirci qualcosa? Dici qualcosa, Massi? Niente, no, niente, infatti, in silenzio stampa. Dice di no, dice niente, di no. Niente. Noi ci stiamo provando, anche fuori onda l'abbiamo legato, abbiamo cercato di convincerlo a questa cosa qui, stiamo utilizzando delle torture cinesi. Sì, sì, però diciamo che è stato carino, perché poi Massi alla fine è dolce, è stato carino perché mentre caricavano Brian Ferry sull'ambulanza lui gli faceva le coccole nei capelli. Sì, insomma. Sì, sì. Perché era un po' invidioso dei suoi capelli. È stato un bel momento comunque. Bene, bene, bene. Ragazzi, visto che vogliamo, come dire, farvi godere un po' con la musica, stasera proprio abbiamo messo la mano nel mondo della musica, abbiamo tirato su quello che c'era, un po' ci ha aiutato il film, che ho visto e consiglio a te, Andrea, consiglio a tutti, In The City of God. Non mancherò di vederlo. E poi, niente, insomma, stasera godiamoci un po' di bella musica. Questo pezzo, caro Tuli, lo vuoi introdurre tu con la tua dizione meravigliosa? Allora, so very hard to go, Tower Power. Ok, raga, gonna go, Tower Power con So Very Hard to Go. Ciao. Yeah. Yeah. Ain't nothing I can say, nothing I can do. I feel so bad, yeah, I feel so blue. I got to make it right for everyone concerned. Even if it's me, if it means just me, what's getting burned? 'Cause I could never make you unhappy. No, I couldn't do that, girl. Only wish I didn't love you so. Makes it so, so very hard to go. So very hard to go. 'Cause I love you so. So very hard to go. I love you so.
time would come, I'd have to pay for my mistake. I can't blame you for what you're doing to me, girl, even though my heart aches. Your dreams have all come true, just the way you planned it. So I'll just step aside, I'm gonna step aside and lend a helping hand in. 'Cause I could never make you unhappy. No, I couldn't do that, girl. Only wish I could love you so. Makes it so very hard to know. So very hard to know. 'Cause I love you so. So very hard to know. Oh, I love you so. Siamo di nuovo qua. Questo pezzo, So Very Hard to Go, io lo voglio dedicare al piccolo, piccolissimo Samuele, che saluto tanto e abbraccio. Samuele, questa è la dedica che ti faccio io personalmente. Sei piccolo, piccolo, è molto difficile andare avanti, ma se intorno a te ci sono delle persone sane sarà un pochettino più facile forse. Sì, dopo questa avete capito Sergio come ha improntato questo messaggio verso questo piccolo, piccola creatura che è venuta al mondo. Che, cosa, perché hai fatto questa dedica a questa meraviglia? Ah, perché mi è stato chiesto di ci fare il battesimo. Ah, quindi tu fai un patrino. Certo. Minchia, ci abbiamo Sergio un patrino. E ce l'ha fatto il regalo al bambino? Come no, ce l'ho fatto. L'ho visto. Un ragazzo, Sergio, ci ha fatto la collana di Spag con l'anduia attaccata. È una cosa formidabile. Certo, però lo Spag è Spag comunque che c'ha tanta anima dentro, perché serviva per avvolgere i pack, che quando tu arrivavi da Meridion Cuceno, tu portavi un pacco anzicato con l'antuia, con salame. Lo Spag serviva per chiudere la scatola, no? E poi c'è questa standuieggia piccola piccola che magari ci piace, era un bambino, che bello! Minchia come ci brucia il culo quando mangia l'anduia, però cresce sano. Comunque, caro mio, la vita dice che è... E la vita continua, come dice il nostro avanti. Grande Vasco Rossi. Caro, è un po' che non sentiamo. Dovremmo riproporlo un pezzettino di Vasco, ma magari la prossima. Adesso chiediamo alla regia se ce lo mette. Perché cioè lui è lì, sai, in questa sua situazione un pochino, come dire, no? Sì, com'è che sta? Sta bene? Chi? L'hai sentito? Cosa? Chi? Quando? Chi? Non lo so. Ma no. Sì, ma dai, no, ma Vasco. No, perché veramente... l'altra volta è andato, no? E quando ha fatto la sinistra è andata su Vasco, perché effettivamente lui ha difficoltà con la sinistra, ma anche con la destra, ma vabbè, anche con il centro, un però, po' comunque così. Sempre però Vasco. Gli facciamo auguri per la sua salute, insomma, certo, che stia certo. Bene. Voi, grande Vasco. Voi pensate, raga, voi pensate quest'uomo che tipo di vita ha trascorso? Cioè, veramente è interessante fermarsi almeno per 30 secondi a pensare al tipo di vita che ha trascorso. Beh, se l'è goduta nostro amico.
Comunque, stanno suonando in sottofondo i Mad Season.